imponenti montagne di Casali del Manco si conservi ancora una forte religiosità. L'intero territorio è stato per secoli meta di passaggio di grandi uomini, come l'abate Gioacchino da Fiore e San Francesco di Paola, dei quali si conservano ancora le tracce del passaggio. Sulla strada che porta a Pedace si innalza maestoso su un costone roccioso l'antico convento di San Francesco di Paola. La sua costruzione risale al 1617, quando i padri minimi si insediarono in una piccola chiesa che fungeva da romitorio per i viandanti. A pochi chilometri, in località Canale, si conserva un complesso monastico che è un raro esempio di architettura alto medioevale, la chiesa di San Martino di Giove. In questo luogo mistico, immerso nel silenzio delle montagne, vissero Santi Larione e 28 monaci calabro-greci fino al 998, anno in cui si trasferirono nel Sannio per evangelizzare l'Abruzzo. Nella stessa chiesa, il 30 marzo del 1201 vi morì l'abate Gioacchino da Fiore, la cui salma fu qui seppellita, dove rimase fino al 1224.